25esima giornata di campionato di eccellenza, solo un pareggio oggi per la Bucinese, che ancora non si smuove dalle zone basse della classifica. La squadra avrebbe dovuto macinare punti in vista delle prossime gare, ma esce dal campo con un solo punto. Gara equilibrata, la formazione della Bucinese ci ha provato fino alla fine, nonostante sia rimasta in 10 dal secondo tempo. La cronaca. Al 17esimo, Adamo prova un tiro a lunga distanza, ma la palla supera la traversa di qualche metro. Al 31esimo, Marrani tira da fuori aria, ma il suo tiro finisce sopra la traversa, con nessun problema per l'estremo difensore Bettoni. Al 37esimo, si vede l'unica reazione degna di nota del primo tempo, con un bellissimo tiro di Marrani che impegna Bettoni, che con un volo elastico devia in fallo laterale. Al 40esimo, un traversone di Marrani per Strufeni, che in acrobazia non riesce a centrare la porta, mettendola sopra la traversa. Al 41esimo, l'ottimo numero 11 del Signa si trova nuovamente davanti a Bettoni, ma l'estremo difensore della Bucinese la mette sul fondo. Il secondo tempo si apre con la Bucinese in attacco, che al terzo minuto, grazie ad un traversone di Cambo, mette Galantini davanti al portiere, che fa la sua migliore parata della giornata. Al 24esimo, Izzigna si riaffaccia nell'area della Bucinese con Bartolozzi, ma Bettoni neutralizza senza problemi. Al 25esimo, ancora gli ospiti hanno un'occasione, Marrani tira al volo, ma sbaglia sotto porta. Al 27esimo, l'occasione più ghiotta per la squadra di casa, che con un bellissimo tiro di Adamo fa tremare il palo del portiere Cappelli. Al 40esimo, la Bucinese rimane in 10 per l'espulsione di Ba, che con una reazione di troppo si fa ammonire per la seconda volta. Al 46esimo, Coppola dalla bandierina mette nel mezzo per la testa di Strufeni, ma non riesce a concretizzare l'ultima occasione della gara. Finisce 0-0, una partita combattuta da entrambi i lati. Un risultato che non aiuta la classifica della Bucinese. Noi, per noi oggi, lo sapevano i ragazzi, erano fondamentali i tre punti, perché con i tre punti di oggi facevamo un bel passo avanti. Ora non so i risultati, però la vittoria oggi per noi era necessaria, era la prima cosa che volevamo. Ci abbiamo provato, in alcuni momenti siamo stati anche ordinati, però diciamo in alcune fasi della partita siamo stati un po' troppo confusionari. E io non riesco a capire, perché durante la settimana questi ragazzi si allenano alla grande e poi la domenica qualcuno ci viene a mancare sempre. Per le prestazioni, per la quantità, per la qualità, non so il motivo, cioè lo so, però insomma. Anche Adamo oggi è stato meno incisivo, anche se ha colpito un palo abbastanza. Ma Matteo è stato fermo tutta la settimana, ha avuto un problema al flessore, domenica scorsa giocava col dolore, quindi insomma un po' su. Matteo c'ha qualità, uno si aspetta sempre che ci dia qualcosina in più. E anche oggi ho avuto quelle due occasioni e andavo vicino al gol. Però ecco, non posso rimproverare nulla da Matteo perché l'impegno è stato massimale. Però purtroppo tutta la settimana fermo è stato e si è provato questa mattina, ha dato la disponibilità e a uno come Matteo non si può rinunciare in questa categoria. E tutto sommato un punto per la classifica che adesso vi avvicinate sempre di più alla zona salvezza. Ma visto, i tre punti oggi erano proprio vitali perché erano fondamentali, ecco. Però quando appunto la squadra deve vincere in tutte le maniere, noi siamo stati un po' contratti, ecco. Non ci sono venute le solite cose che magari ci sono venute alle ultime partite in casa. Anche domenica scorsa si è fatta un'ottima prestazione, quella di Porta Romana. Però purtroppo, ecco, poi alla fine siamo qui ad accontentarci del punto, indubbiamente, perché poi loro hanno avuto alla fine due occasioni importanti e quindi siamo qui a dire va bene, siamo mossa la classifica, andiamo avanti. Vorrà dire che andremo a prendere i tre punti. I due punti che si è persi oggi, andiamo a prendere un altro campo. No, io non parlerei dell'arbitro, io parlerei di una partita che è stata combattuta fra due squadre che vogliono la salvezza. Secondo me dopo un primo tempo equilibrato, c'è stato, secondo me, il secondo tempo meritavamo qualcosa di più, però se vogliamo far bene quando vieni in questi campi difficili, ostici, quando ti capitano due o tre palle gol, devi fare gol, se no è duro.